Basta, mai più bici elettriche. Ho detto basta, stop, finito, perché c'è stato un fattore scatenante, un fattore che mi ha tirato fuori questa roba di dire bici pesanti, basta, 27, 28, 30 kg di bici, non le voglio più, bici che quando finisce la batteria non si muovono più, cioè le devi praticamente spingere, vorresti buttarle giù nel burrone, bici che non puoi neanche caricare sul tetto della macchina perché si sfonda. Basta con queste bici elettriche, ho smesso. Ok, il titolo era un po' clickbait e l'intro è stato un pochettino aggressivo, ma perché? Perché volevo portarvi su questo video? Perché devo farvi vedere una cosa che mi ha scatenato l'idea di partire con questo video. Una cosa, un fattore, una bici, sì, una bici. Una bici che mi ha scatenato questo tipo di reazione. Ui, ciao Simo. Ehi, hey, bella lì, come stai? Tutto a posto? Bene, c'è un po' di sbatta perché non voglio più usare la bici elettrica. Ma come non vuoi più usare la bici? Basta, non la uso più la bici elettrica. Ma perché? Perché basta, c'è una roba. Ma che cosa dici? Dai, che andiamo in bici, dai. Vai a cambiarti che andiamo in bici, dai. Ma Andiamo a fare un giro e poi vediamo. Bella lì che si va, Simo. Ma perché questa storia di noi, vai? Ti faccio pedalare e chiacchieriamo e mi dici che ne pensi della mia decisione, un po' forse affrettata, non so. Ti porto lassù sulla collinetta. Guarda come va, eh? Senti il rumorino del tuo bosco. Ma va, dai, adesso sono non sono neanche in MTB, sono in tour. È in tour? Sì. Ma perché hai paura che non ce la faccia stare più dietro? Sì, Sì, esatto, in cioè. tour tutto bene dietro. Ah sì, eh? Sì, è tutto a posto. Ah, Però male. morbida. Se poi vuoi accelerare non lo dici. Vabbè, metti in MTB qua. Oh, turbo, eh. Oh. Oh! È impossibile che. Oh! Ma cos'è? Senti il rumore? Ciao! Oh, ma come fa ad andare così forte, raga? Ciao! Ma basta, mollo. Oh, ma come fai ad andare così forte, te? Perché basta bici elettrica, adesso mi alleno con la bici senza il motore. Sì, Cioè, sì. senza il motore. Ok, dai, molti di voi l'avranno capito, alcuni no, alcuni sì. Comunque, questo titolo clickbait è stato fatto apposta per portarvi, ragazzi, sulla mia nuova Lumen. Dico, ho mangiato. Sulla mia nuova Lumen. La Lumen, ragazzi, è una bici a pedalata assistita. Quindi, questo titolo pazzo che dice mai più, allora parliamone. Il concetto è che quando provate una Lumen, ragazzi, cioè vi cambia l'approccio alla bici elettrica. Questa non è una bici elettrica, è una bici a pedalata assistita, una bici che sono pedalate non va, ma questo ve l'ho già spiegato mille altre volte. Ma soprattutto ha una leggerezza impressionante. Pensate che pesa 15 kg e vada bene, pesa 15 kg con il multitool, il parafango, il porta Garmin, cioè È giuro, impossibile. costa 15K, cioè 1000 euro al chilo, è tanto sì, però vi faccio vedere una cosa, tolgo l'assistenza, la spengo completamente, cioè questa è la bici, cioè tu sei in assistenza, no? Cioè questa è la bici, ha un'inerzia, una maneggevolezza allucinante, vi giuro, vi fa andare fuori di testa, comunque la metto l'assistenza, come si sa mai, cioè vi fa andare fuori di testa. Sì, ma aveva il telefono in mano perché stava cercando quanta Non è batteria, vero. no, è vero, quanta batteria ha la Lumen, ma io lo so perché, voglio dire, sono studiato, sono di Scott e so che ha 360 watt di batteria, wattora di batteria. La batteria è interna, qui ci va una batteria supplementare nel caso voleste fare dei giri molto lunghi, ma vi assicuro che nei primi giretti che ho fatto, perché ne ho fatti pochi, e la bici ha tanta autonomia, vi porta in giro per tanta tanta strada. 360 sono abbastanza per farvi un gran bel giro. Calcolate che, come vi dicevo, la differenza grossa rispetto a quella bici lì è che questa spenta ci fai tutto il giro lo stesso, quella spenta fai tanta fatica, è chiaro. Quella non l'abbiamo ancora provata bene perché il Simo non me la lascia, però ne ha 7,50 di batteria, quindi di che parliamo? Però insomma, ripeto, il titolo che vi ha un po' fatto incazzare
15 kg di bici, 15.000 euro, 360 watt ora di batteria, è una bici che non è quasi, è una bici normale, normale. Comunque, logicamente non è vero che non userò mai più bici elettriche, anzi, le bici elettriche fanno paura, però guarda cosa scorre la mia bici. Tra l'altro dopo ci fermiamo e ve lo facciamo vedere bene, ma ragazzi, ha delle ruote tipo da 4-5k sta bici. Solo la ruota è un piece of art. Guardala come va, guardala! L'agilità, l'agilità! Solo che ho la GoPro in mezzo agli occhi e non vedo niente. Oh, ci siamo attaccati alle calcagne, eh? Figa, oggi devo accendere Strava che era comico qua. Oggi c'era, Simo. Oggi c'era. Villa, guarda, pa! Pa! E buoi, pronti? Io guardo, niente si per vede. Vedere dove si va. Eh? E dico. No way! Ma come di lì? Non vedo niente, raga. Uela! Ding. Guarda come va la mia lume. Scott Lumen, the best or nothing. Altro che non uso la bici elettrica, ma wow. Staccato l'Armani. Mi sto sfondando il cranio per aver stretto la GoPro a manetta, cioè il casco a manetta. Vabbè. Ah. Simo? Sembravo Sam Pilgrim. Sam Pilgrim! Vedere così un po' da Piero Angela, però no, ma non so se si capisce quanto è bella la bici, a parte le boiate, a parte il titolo cattivo, ma ha questi cerchi che sono i Syncross, il modello si chiama, mi sembra i Fush Power One Again, sono tutti in carbonio plutonio alleggerito con i raggi incollati e logicamente monta Fox front and rear, cioè montato le Karma 2, che secondo me sono le gomme totali per questo tipo di bici, perché se la vedete da lontano è una specie di Spark più che una Genius, ha molto la linea della Spark, non si vede quasi che è una bici elettrica e pesando così poco in realtà ci va molto bene una gommettina da 2.4 un po' cross countristica. Il cavalletto è dato in dotazione, quindi spendete 15.000 euro, ma guardate che cavalletto, e monta i freni XTR e il cambio SRAM elettronico, il cockpit tutto integrato, però la bici è veramente veramente totale. Vi ripeto, la cosa bella è usarla tipo un cross countrino, cioè la differenza grossa tra questa e la bici del Simo è che questa è una sorta di bici normale che vi fa andare un po' più veloce. Quella è proprio una vera e propria bici elettrica, quindi è una bici da usare più tra amici, in park, per scassarsi. Questa è una bici anche proprio da pedalare, da pedalatore, per gente che magari fa dei giri in bici con dei ciclomaniaci tipo me che pedalano forte, quindi vuole un pochettino di assistenza, però va forte, è leggera, si gode, è bellissima. Adesso sono già 1:40 di parlato il Simo, quindi potrebbe già insultarmi. Cosa sta visita? Cioè, il Simo mi ha fatto mettere l'attacco GoPro qua, terribile.
Comunque, con questo sole, guarda il sole quanto è bello, che ispira tanto sentimento, salutiamo tutti, non vedo l'ora di leggere tutti i commenti e gli insulti che ci saranno sotto questo video, ma dopo quello che abbiamo fatto anche con la bici elettrica rovina la gamba, secondo me siamo veramente a buon punto. Un vero youtuber è così, prende parole e va avanti a gas spalancato. Strada verso i 100.000 iscritti, ne mancano pochissimi, 76.000, oramai è fatta. Forza raga, 100, 100, 100. Tanto.